inquadrata la Condor Saito, truce più che mai in questo sguardo. Ecco la presentazione della Dampo Matsumoto, applaudita dalle sue stesse compagne di squadra, e ora la presentazione della biondissima De Zuri Peterson. Eccola qui la Peterson, prontissime a darsi battaglia le sei lottatrici, mentre si cerca di far pulizia sul ring. E ancora Pierino La Peste, c'è telecamera, è preferibile avere un'inquadratura in campo lungo del nostro Pierino La Peste, veramente divertente più che mai. Incominciano le schermaglie, giustamente la Lioness Asuka dice: perché non devi controllare anche le nostre rivali? Infantile questo atteggiamento da parte dell'arbitro. Ecco, dice che ha controllato anche nelle ginocchiere, anche negli stivaletti. La De Zuri Peterson addirittura si stacca, e guardate poi con un fare da manisca se la prende con la Lioness Asuka. Nel frattempo il primo round è partito alla grande. La Jamboree contro la Condor Saito fa una serie di catapulte, sulla corda, sulle corde, e guardate anche l'arbitro colpisce con un omote cote alle spalle la Jamboree. Veramente sgradevole l'atteggiamento di quest'arbitro. Si prepara la Lioness Asuka e con un empi dall'alto del proprio angolo colpisce la Condor Saito sulla schiena. Un doppio calcio volante va a segno ai danni della Condor Saito, ancora una serie di empi, guardate, di schiacciate, poi tentativo di schienamento, colpo di reni della Condor Saito, nulla di fatto. Tecnica da judo, la Condor Saito viene messa al tappeto. Ancora rapidissima la Lioness Asuka, cambia per la Yukari Omori, ma vedete l'arbitro spintona la Lioness Asuka e la Condor Saito all'angolo delle sue protette, ed è la Damp Matsumoto con la Condor Saito che stanno facendo le cose più assurde, più scorrette che si possano fare nel catch. Ma la cosa più assurda e scorretta è proprio quest'arbitro, e ancora una volta la Lioness Asuka riesce a liberarsi, almeno per un attimo, e la Damp Matsumoto ne profitta immediatamente per tentare di schienare. Vedete, la Lioness Asuka aveva messo il piede sulle corde, ma prontamente la Condor Saito è riuscita a levare il piede dalle corde. E poi ora è la Bull Nakano che sta mordendo il piede della Lioness Asuka. Veramente fameliche queste ragazze del team della Damp Matsumoto. La De Zuri Peterson ora si sta scontrando con la Jamboree, volano calcioni, ed è già rissa sul ring in questo momento. Tentativo di schienamento da parte della Damp Matsumoto, l'arbitro dice che ne ha contati due, ma vorrei vedere. Ancora l'intervento della Condor Saito, una serie di calci dei Yoko Geri, dei calci laterali, ed ora è la Yukari Omori che viene trattata dalla Condor Saito con questo gioco di corde, questo doppio calcio volante. Ancora la Condor Saito viene messa al tappeto dalla Yukari Omori, ma va in ponte. Nel frattempo la De Zuri Peterson è intervenuta alle spalle della Omori. La Condor Saito continua l'azione pressing ai danni della Omori, e vedete che ne profitta immediatamente la Damp Matsumoto per colpire ripetutamente la Yukari Omori con questa lattina. È intervenuta sul ring anche la Bull Nakano, che non c'entra niente logicamente con questo match, ma è chiaro che l'arbitro lascia correre, e alle corde imprigionata al collo con questa catena la Yukari Omori, scorrettissima la Damp Matsumoto, continua
con queste azioni, ma più scorretto ancora è l'arbitro che lascia correre e permette che avvengano questa serie di scorrettezze così alla luce del sole. Bloccata dalla Bulnacano e dalla Damp Matsumoto, la Yukari Omori viene trascinata all'angolo rivale, mentre l'arbitro ha un grande affare con la Petersen, sta in chiacchiera con la Petersen, interviene la Jamboree, ma viene colpita violentemente dalla Damp Matsumoto, è imprigionata all'angolo rivale la Yukari Omori, fa gioco di corde ora la Damp Matsumoto e atterra la Omori con un poderoso laccio californiano, mentre al di fuori del ring accade di tutto e l'arbitro conta tre tempi a favore della Damp Matsumoto, che soddisfatta, vedete, della sua bravata, alza le mani in segno di vittoria. E quindi il primo round di questo match, previsto su una lunghezza di 60 minuti in tre round, viene aggiudicato al team della Matsumoto. Non ci sembra assolutamente reale questo verdetto arbitrale, comunque lo dobbiamo accettare gioco forza, mentre al di fuori del ring è già rissa, l'arbitro sta contando non so bene per chi, e guardate, la Damp Matsumoto colpisce ripetutamente il petto della Yukari Omori, mentre la Condor Saito viene lanciata sul tavolo degli speaker, è rissa, e quando è così è difficilissimo anche seguire le varie azioni. Risale la Damp Matsumoto per prima sul ring insieme alla Yukari Omori, ha un microfono nelle mani la Damp Matsumoto e con quello sta colpendo, vedete, il petto della Yukari Omori, poi allaccia come una cappiola il cavo del microfono al collo della Yukari Omori e con questo stesso cavo, con una tecnica da judo, mette al tappeto la Yukari Omori, mentre l'arbitro sempre prontissimo a contare quando si tratta di contare a sfavore delle atlete contrarie al team della Damp Matsumoto. Ecco un bellissimo primo piano della Damp Matsumoto, che veramente, poi scherzi a parte, è un personaggio tipico del mondo del catch giapponese. E la Dezuri Petersen ha un grande affare a portare avanti azioni scorrette, è intervenuta la Lioness Asuka che tenta di liberare la Yukari Omori, vedete queste ragazzine come si entusiasmano alla lotta delle loro beniamine. Ecco la Yukari Omori bloccata al tappeto al di fuori del ring da questa presa d'aquila, abbiamo visto di spalle per un attimo la Norio Tateno, c'è confusione, c'è caos, si combatte in più punti contemporaneamente, la Jamboree e la Damp Matsumoto ora sono sul ring e guardate la Jamboree che tenta di schienare la Damp Matsumoto, ma l'arbitro troppo lentamente inizia il conteggio. Ancora imprigionata sulle spalle della Jamboree la Damp Matsumoto, viene ancora una volta sollevata dal tappeto dalla Jamboree, ed ora è la Lioness Asuka e la Yukari Omori che intervengono ai danni della Damp Matsumoto, che viene atterrata con un doppio calcio volante, e la Lioness Asuka che prosegue l'azione, si inverte la situazione ed è la Asuka che subisce questo laccio californiano al collo. Sono in tante che intervengono sul corpo della Lioness Asuka, è veramente assurdo quello che sta accadendo. Sono in tre, in quattro, la Condor Saito, la Bulnacano, ci sono un po' tutte, la Dor Mary, ci sono veramente tutte che sono intervenute.